La vostra preparazione in merito al mercato mi stupisce. Davvero siete stati bravissimi. Nell'ultimo episodio di speciale Calcio Mercato avete indovinato un nome difficilissimo, che era appunto quello di Kuzmanovic. Per questo video è dedicato al nostro amico Francesco Scavotto, che ha indovinato in tempo record un nome che non era esattamente facilissimo. E quindi andando molto rapidi, cercando un po' di parlare, perché c'è oggi una notizia che è. Dire incredibile, dir poco, andrei subito al nuovo nome. Vediamo chi lo indovina. Chi lo indovina? Qui sotto nei commenti sarà appunto il protagonista del prossimo video di FCM Sport, dove ci sarà proprio un video dedicato a lui. Questo di oggi è dedicato a Francesco Scavotto, ma vediamo se indovinate anche questo giocatore, che è un ex giocatore, altro indizio. Ci sono tante squadre in cui ha giocato. Andiamo a fare l'elenco. Cosenza, Parma, Padova, Chievo, Parma. Udinese, Lazio, Valencia, Fiorentina, Torino, Livorno, Mantova, Cosenza. Un giocatore che ha girato tantissime squadre, un giocatore che ha girato l'Italia fondamentalmente. Vediamo se riuscite a indovinare di chi stiamo parlando. Questo è più complicato, eh? Quindi davvero chi indovina, tanto di cappello. Sarà a lui dedicato il prossimo video di FCM Sport, che parlerà di calciomercato, ed è un calciomercato questo che va in qualche modo ad alimentare delle robe incredibili come quelle che sono successe oggi. Perché l'intervista di Maurizio Arrivabene ha letteralmente sconvolto quello che è il popolo bianconero, che sì, sentiva da giorni il susseguirsi di notizie su Matthijs de Ligt, ma quella di oggi è una conferma davvero clamorosa. Quella di oggi è una conferma che ci lascia tutti a bocca vuota. Andiamo ad analizzare parola per parola proprio quello che ha detto Maurizio Arrivabene e cerchiamo di capire perché. Perché Maurizio Arrivabene sta definitivamente mettendo la porta a De Ligt. Cioè sta annunciando di fatto che Juventus venderà De Ligt. E qua c'è qualcosa di grosso che bolle in pentola, perché fino ad ora colpi a parametro zero, abbiamo visto la situazione cambiato, ma quello di De Ligt è eventualmente un addio che può cambiare le sorti del mercato. Partiamo dai concetti un po' più basici, ci arriviamo, quindi seguiteci, anzi supportateci se vi va, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate un like. Andrea Agnelli lo conosco da 25 anni, con lui c'è massima fiducia reciproca. Spesso mi si confonde per un direttore sportivo, ma non credo di avere neanche le competenze per farlo. Il mio compito è quello di amministratore delegato e quindi di creare una strategia netta. Pensavo fosse più semplice, ma è un sistema complesso. C'è un fattore umano che può sorprendere, parliamo di calciatori, non di macchine, quindi già questo fa tanto. A livello sportivo comanda il DS Cherubini, il mio ruolo è dargli supporto o aprire improvvisamente la porta al suo ufficio e valutare insieme un'idea che all'apparenza sembra folle. Il mercato non è uno e uno soltanto, e questa è una cosa che vi dico molto spesso quando magari si fanno più nomi, molti dicono, ma si fa un nome, poi l'altro ancora. E qui lui conferma, un'operazione di mercato non esiste una strategia fissa, non c'è soltanto un nome, c'è un piano A, un piano B, un piano C. Ci si mette tutto intorno a un tavolo e valutiamo i numeri. C'è chi si vorrebbe comprare il mondo e c'è chi è più prudente, ma dopo qualche ora di discussione condividiamo tutti lo stesso approccio. E in ottica di visione di mercato si parla chiaramente di Pogba. Lui fa un po' il sornione facendo finta che non sia già tutto definito. Gli stiamo parlando, le cose si stanno evolvendo molto bene. Come è nata l'idea? In quelle riunioni si fanno anche dei nomi, come quello di Vlahovic, che poi è arrivato. Apri la porta, lanci un nome e tutti ti guardano come un matto. Poi, pian piano, la macchina si avvia e si costruisce l'operazione. Pogba è nato così. La sua presenza sarà fondamentale anche dal punto di vista commerciale, anche se il mio sogno è avere un giocatore italiano che venga riconosciuto a livello internazionale. Un Totti, un Del Piero, un Buffon. Quindi occhio anche a questa frase, perché secondo me, al di là del fatto che già c'hai Chiesa che potrebbe fare questo in futuro, ma anche il possibile acquisto di Zaniolo, secondo me, in quest'ottica ha più senso. Si parla di bilancio e dice che gli effetti della pandemia sono stati abbastanza disastrosi, abbiamo avuto parecchie perdite. E poi, argomento Matthijs de Ligt, che è quello che sta infiammando tutte le pagine di tutti i vari siti online, forum bianconeri. Parliamo
Parliamo di nuovo di giocatori che seguono i consigli dei procuratori. Ricordate qual è l'ultima volta che si è parlato di una roba del genere? L'ultima volta se ne è parlato per un certo Paolo Dybala. E sappiamo tutti come è andata a finire. Proprio oggi scade il contratto tra la Juventus e Dybala, un contratto che sembrava impossibile da interrompere. Eppure oggi si saluta ufficialmente dopo 7 anni Paolo Dybala. La frase che ormai sta circolando da tutta la mattina è chiara e evidente. Oggi è impossibile tenere un giocatore che vuole andare via. È una questione di numeri. Ma dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti soddisfatti. Questa è una bomba. Totalmente. Perché qua non si fa altro che annunciare quasi definitivamente che Matthijs de Ligt vuole andare via. E che proprio l'entourage del giocatore a spingere per poterlo mandare via, è proprio l'entourage del giocatore a dire qua c'è qualcosa che bisogna cambiare. Impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare, una questione di numeri. Non è che uno se vuole andare via gli rispondi prego, accomodati, però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti, tutti e tre, quindi la Juventus, il giocatore e l'acquirente, la società acquirente. Società acquirente che quindi chiaramente potrebbe essere proprio il Chelsea. Ed è una situazione particolare. Su De Ligt si stanno muovendo parecchie squadre. La notizia di oggi è che anche il City, il Pep Guardiola, avrebbe cominciato a dare un'occhiata alla situazione Matthijs De Ligt. E addirittura si parla di un City che potrebbe anche arrivare a toccare quelle cifre lì di cui abbiamo parlato. Perché la Juventus spera di poter avere la clausola. La clausola è di 120 milioni di euro. E ora la fanno tutti facile a dire, potremmo venderlo con tutti quei soldi. Io sono d'accordo, nel senso è difficile trattenere un giocatore. Sono però anche convinto che sarà difficilissimo sostituirlo, perché si fa facile a dire sì, dammi 100 milioni, li prendiamo, li spendiamo, facciamo quello che vogliamo, ormai è il passato. Ora vedo che sono quasi tutti lì a trovare i difetti di De Ligt. Fino a un mese fa era un eroe, quello che doveva diventare capitan futuro. Oggi, quando si sente che De Ligt potrebbe lasciare Juventus, si comincia a fare l'elenco dei suoi difetti. Ma ha sbagliato col Villarreal, la prende sempre di mano, ma un giocatore così, allora che se ne vada, non è niente di che, è stato strapagato ai tempi. Io continuo a credere che se vuole andare via, deve andare via, e va bene. Però è un giocatore che sarà difficilissimo da sostituire. Cioè, è inutile girarci intorno, è un giocatore che a 22 anni non se ne trovano così. Faremo a vedere, si complica anche la situazione di Koulibaly, quindi in un video a parte parleremo di quello che sarà il sostituto di Matthijs de Ligt. Certo è che nomi come Milenkovic non ti possono andare a soddisfare minimamente, serve qualcosa in più. O forse con quei soldi lì ne servono due, perché ricordiamoci, la Juventus deve sostituire anche una figura come Chiellini. È vero anche però che in un solo anno tu potresti perdere de Ligt e Chiellini insieme. E questo è una batosta. È totalmente una batosta. Sicuramente siamo di fronte a una rivoluzione in casa Juve. Sicuramente, perché dopo gli addi di Chiellini, di Dybala, di Bernardeschi, arriva anche quello di De Ligt, è davvero una mazzata. Ma questo non fa altro che confermare la volontà della Juventus di dare una svolta totale al passato. Cosa ne pensate delle parole di arriva bene? E secondo voi qui sotto nei commenti ditemelo, chi dovrebbe, la Juventus su chi deve puntare per il futuro? Cioè, va via De Ligt, qual è il giocatore adatto per poter puntare a risalire in campionato e in Europa, anche per quanto riguarda la difesa? Perché in attacco hai puntellato con Vlahovic, Chiesa e Di Maria. Centrocampo stai cercando di prendere Pogba, lo hai praticamente già preso. Hai della gente nuova fresca come i Miretti e i Fagioli. In difesa sembrava tutto ok. Anzi, ancora no, perché hai lasciato Chiellini e ora dovevi sostituire anche Chiellini. Ora c'è il problema De Ligt. Che succederà secondo voi? Ditemi la vostra qui sotto.